Buongiorno a tutti quanti. Siamo sulla terza parte della nostra ricerca al Tempio di Dio. E come abbiamo visto non è un luogo fisico ma è un luogo spirituale. Siamo partiti da questo versetto di Prima Corinzi 3,16. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito abita in voi? Per fare un brevissimo riassunto di quello che abbiamo già visto nelle due precedenti puntate, vi faccio vedere soltanto gli screenshot di quello che abbiamo discusso nelle altre volte. Abbiamo detto che sarò il Tempio di Dio se sarò costruito secondo il progetto di Dio, dove la pietra angolare è Gesù. Se costruisco su un suolo di cui conosco la resistenza, per cui se costruisco sulla Bibbia, se la leggo, la studio, la metto in pratica, se controllo lo stato d'avanzamento dell'edificio, vi ricordate, avevamo parlato dei doni spirituali, dei frutti dello Spirito, del frutto dello Spirito, se ho più pace, più gioia, più pazienza, più amore. E devo badare alla solidità dell'edificio frequentando una chiesa locale dove trovo la mia solidità. Avevamo parlato di chimica come il catalizzatore, che la chiesa è un catalizzatore che accelera tutto quello che di buono può succedere nella mia vita. La seconda volta avevamo visto che sono un tempio di Dio se sono consacrato o sono consacrata a Dio, dove innalzo sul tetto la bandiera di Dio. Non basta possedere la bandiera, ma bisogna metterla ben visibile sul tetto. Devo essere differente dal mondo, devo essere dentro questo mondo, ma si deve vedere la differenza che fa Cristo nella mia vita. E infine devo testimoniare di Gesù con il mio comportamento, perché chiaramente le persone devono sapere perché sono differente. Nel momento che le persone vedono la mia differenza, io devo essere pronto a dire: io sono differente perché sono di Gesù. Però c'è un terzo passo che devo fare per essere realmente il tempio di Dio, forse uno tra i più importanti, che sapete, la vita del credente non è uno sprint, non sono i 100 metri. Ultimamente il nostro atleta centometrista Tortu ha stabilito il record italiano battendo quello di Pietro Mennea, che durava da una sorta tipo 22-23 anni, una cosa da tantissimo. È un grosso record, ma la vita cristiana non è uno sprint, ma è piuttosto una maratona. Non importa quanto faccio nei primi 100 metri, ma che devo fare i 42 km e 195 metri di tutta la maratona. Paolo diceva questo rispetto alla sua corsa. Paolo doveva bene, in seconda Timoteo, 4, dal 7 all'8, dice così: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in giudizio. Come credenti, non importa come iniziamo, non importa la maniera in cui iniziamo, se facciamo i primi 100 metri a sprint o se li facciamo lentamente in gruppo, ma importa come terminiamo la nostra corsa di credenti. È importantissimo arrivare al traguardo. Paolo diceva: io ho finito la corsa attraverso il traguardo e mi spetta la corona. Ma se vogliamo una corona, dobbiamo correre una corsa cristiana lungo tutta quanta la nostra vita, e non soltanto nei primi 100 metri. Allora, sono stato in maniera benevola sfidato
da un membro della nostra chiesa dicendo che la prima predicazione l'avevo fatta sulla chimica, la seconda predicazione l'avevo fare sulla fisica. Infatti oggi parleremo di fisica. E parleremo precisamente del primo e del secondo principio della termodinamica. Uno dei corollari alla la prima, la seconda legge della termodinamica suona così, attenzione alla traduzione. Se cessiamo di immettere energia in un sistema, esso tenderà a tornare allo stato con minor contenuto di energia. Avete capito tutto quanto, vero? E che la maniera per misurare l'energia di un sistema si chiama entropia. Chiarissimo, vero? Forse c'ho un filmato che spiega meglio. Mi dai entropia 1. Entropia 1. Una trasformazione ciclica irreversibile può essere suddivisa in due trasformazioni irreversibili, una che porta il sistema dallo stato A allo stato B e una che va da B ad A. L'intera trasformazione può essere approssimata alla somma di tantissime trasformazioni isoterme. Applicando così la disuguaglianza di Clausius, si ottiene che la somma dei rapporti tra i calori scambiati e la temperatura a cui sono trasferiti è nulla. Separando il contributo delle due trasformazioni tra gli stati A e B e ricordando che il calore trasmesso in una trasformazione è l'inverso di quello scambiato durante quella del verso opposto, si può definire una funzione di stato, l'entropia. La variazione di entropia tra A e B è pari alla somma dei rapporti tra i calori scambiati e le temperature in una trasformazione irreversibile che opera tra i due stati. L'entropia di A è dunque definita rispetto a uno stato di riferimento. Tutto chiaro, vero? Avete capito tutto quanto, vero? Se rispondete di sì, significa che siete laureati in fisica. Se invece siete normali, come me, forse c'è un secondo filmato che può aiutarci a capire quello di cui vogliamo parlare oggi. Entropia 2, abbassi il volume. L'acqua che bolle con la mia fede. Che significa entropia? Adesso, di domenica mattina mi esci fuori con queste parole che non capisco niente. Vorrei questa volta rivedere un attimo il filmato di Entropia 2. Togliamo magari l'audio. E vorrei conservare, commentarlo. Immaginate che l'acqua sia la vostra vita. Prima che arrivasse a Gesù. Prima che la fiamma di Gesù accendesse la vostra vita. Before the flame of Jesus actually started.
eating it. Poi avete conosciuto Gesù. And you met Jesus. E ci è voluto un pochino per scaldare l'acqua della vostra vita prima di essere calda o di essere calda. Ma poi la vostra vita, vedete, ha cominciato piano piano a muoversi, vedete queste cose che girano, avete cominciato a sentire un certo tipo di disagio nella vostra vita, sentito, c'è qualche cosa di più, c'è qualche cosa da fare, avete cominciato a esporvi di più, avete cominciato a essere caldi, veramente caldi per Gesù, veramente appassionati per Gesù, la vostra vita ha cominciato a essere frizzante, le bolle hanno cominciato a comparire sulla superficie della vostra vita, siete diventati bollenti, siete diventati al tempio di Dio, avete esposto la bandiera di Dio, avete testimoniato Dio. Ma dice la termodinamica che tutto questo bollore, tutto questo movimento che è provocato dall'energia, se tu togli l'energia cessa. It stops. Ok, torniamo al PDF. So let's go back to... Per continuare a essere il tempio di Dio, devi continuare ad immettere energia nella tua vita spirituale. Lo dice la seconda legge della termodinamica. E siccome la termodinamica l'ha inventata Dio, Dio non si sbaglia. Come fare? Come posso immettere energia? Come posso rimanere bollente per il Signore? Come posso continuare a bollire sempre di più per il Signore? Prossimo. Sono il tempio di Dio se offro me stesso, se offro me stessa ogni giorno. Dio aveva dato delle istruzioni molto precise affinché ci fosse un fuoco costantemente acceso durante all'interno del tempio. Infatti il Levitico, versetto 6, il capitolo 16, dice: il fuoco deve essere mantenuto sempre acceso sull'altare e non lo si lascerà spegnere. Per cui nel tempio di Dio c'era questo fuoco che costantemente stava bruciava in continuazione. C'erano delle persone che costantemente lo alimentavano e non doveva essere spento in nessuna maniera. E c'era un motivo perché? Perché quel fuoco serviva a una cosa ben precisa. Esodo 36:7. Collocherai l'altare davanti al velo, che è davanti all'altare della testimonianza. Aronne li brucerà sopra dell'incenso aromatico, lo brucerà ogni mattina. Ma nell'Antico Testamento qual era la funzione dell'incenso? Perché sapete, nell'Antico Testamento noi non avevamo più accesso, c'era la cortina, per cui noi non potevamo più parlare, era stata interrotta la comunicazione. Qualsiasi cosa avessimo fatto, in qualsiasi maniera avessimo cercato Dio, Dio non ci aveva ascoltato. Ma Dio era deluso, ma non disperatamente arrabbiato. Però aveva trovato questa sorta di escamotage, di trucco per far sì che le nostre preghiere in qualche maniera arrivassero. L'incenso, ci sono più tipi di incenso, sono derivati da resine di alberi, in pratica si spacca la corteccia e si prende quello che esce fuori, ne esce fuori una polvere tipo bianca e ha due effetti. L'incenso, quando lo bruci, produce un fumo molto leggero e molto consistente. Chi è cattolico lo conosce, perché l'incensiera davanti alla bara non manca mai, per cui da questo fumo molto leggero e molto veloce che sale verso l'alto, e dà un profumo stupendo, profuma tutta quanta. Allora, se il tempio di Dio sono io, se il fuoco devo mantenere acceso il fuoco, cosa significa? Che devo mettere un fornello dentro la camera da letto e bruciare l'incenso tutte le mattine?
Ricordatevi che nell'Antico Testamento le nostre preghiere erano bloccate. Per cui l'incenso sostituiva in una certa maniera le nostre preghiere. Dio accettava il fumo e il profumo come fossero le nostre preghiere. Ma adesso noi abbiamo di nuovo l'accesso. E non ci serve più l'incenso. Non ci serve. Le nostre preghiere sono l'incenso. Davide dice questo nella preghiera. Salmo 141, versetto 2. Avanti. Ok. La mia preghiera sia in tua presenza come l'incenso, l'elevazione delle mie mani come il sacrificio della sera. Le mie preghiere profumano come l'incenso, un fumo leggero che sale rapidamente a Dio. Producono un profumo intenso che riempie la stanza, giunge a Dio, ma che gli altri possono sentire. Riempie il tempio, io sono il tempio, per cui riempie me. Per cui se io sono pieno di profumo di incenso, di profumo di preghiere, sapete che c'è? Le persone lo sentono. Una persona che prega costantemente profuma di preghiera. Non voglio fare nomi di credenti che conosco, ma ci sono persone che io sento quando mi accendo una preghiera. Perché hanno una vita in preghiera. Perché pregano costantemente. Quando le senti parlare, io sento che loro stanno pregando. Perché la maniera come si rapportano con me, quello che mi dicono, le parole, profumano di preghiera. E questo lo sento io che sono credente, ma anche gli altri che non sono credenti sentono lo stesso profumo di preghiera. Anche se non sanno da dove vengono questo profumo di preghiera, lo sentono. Ritaglia un tempo o dei tempi con Dio e prega, profumerai di più. Se vuoi profumare del corpo, fatti una doccia. Se vuoi profumare di preghiera, prega al Signore e stai con il Signore. Secondo modo per offrire me stesso a Dio ogni giorno: leggendo la Bibbia ogni giorno. Paolo afferma questo in Romani, versetto 4 del capitolo 15. Tutto ciò che è stato scritto in passato, nella Bibbia, ci serve come insegnamento, perché quando leggiamo le scritture crescono in noi la pazienza e il conforto che ci danno la speranza. Ora, per coloro che sono in questa stanza, che vogliono scrivere una predicazione, per quelli che ci guardano sul podcast, sul video, che ci sentono in podcast, questa è una base di una predicazione stupenda, perché in quattro righe Paolo ha fatto un'intera predicazione. Guardate quello che dice: se io leggo la Bibbia avrò insegnamento, se leggo la Bibbia crescerà in me la pazienza, crescerà il conforto e avrò speranza. Ha spiegato l'Evangelo in due righe. Che cosa fa la conoscenza della parola del Signore? Questo ci dà insegnamento, ci dà pazienza, ci dà conforto e ci dà speranza. Non sai cosa fare nella tua vita, ci sono momenti nella tua vita dove dici: Signore mio, io non so che fare, che fare. Qua dentro ci sono le risposte a quello che devi fare. Qua dentro ci sono le risposte alle istruzioni a quello che devi fare. Se non le leggi, non le troverai. Se le leggi, le troverai. Sarà il Signore a guidarti nelle pagine per trovare le sue soluzioni alla tua situazione. La tua pazienza è un po' scarsa? La tua pazienza è un po' scarsa? In famiglia, al lavoro, tra gli amici, c'è una pazienza che stenta? Qua dentro, se tu leggi, qua dentro c'è la trasfusione di pazienza di cui ti serve. C'è Maria che ha fatto una trasfusione ultimamente e si sente già meglio avendo fatto una trasfusione. Qua dentro c'è una trasfusione di pazienza che tu puoi utilizzare tutti i giorni e non serve nessun ago.
non nessun ago, perché l'unico che perché il Signore già si è inchiodato alla croce per te, per darti quella trasformazione. Sei sconfortato? Sei sconfortato? Dici, io non so, io sinceramente ti senti giù, mi sento giù, mi sento debole, moralmente sono sconfortato. Qui dentro c'è il conforto che tu stai cercando. Qui dentro. Ti senti senza speranza, senti che la tua vita proprio non ha più motivo di essere. Qui dentro c'è la speranza di cui hai bisogno. L'Evangelo è speranza. L'Evangelo è speranza. Se tu non leggi qua, la tua speranza non avrai speranza. Più leggi, più ottieni, ovviamente. Più leggi, più ottieni. Ma non serve una maratona di lettura. Serve. Vi ricordate la corsa? Non è un centro, non siamo davanti ai 100 metri, siamo davanti alla maratona. Poco per volta. 5 minuti, 10 minuti al giorno, quello, ma costante, ogni giorno, tutti i giorni, ogni giorno, dedicato alla lettura della Bibbia. Terzo modo per offrire me stesso ogni giorno, frequentando le attività della Chiesa sicuramente. Sapete, la prima Chiesa, qual è? La prima Chiesa che sta, che è esistita. Dove la troviamo? La prima. Nel libro di Atti. Dai, prossimo. Il libro di Atti è la nascita della prima chiesa, perché quando c'era Gesù, c'era il corpo di Gesù in terra. Quando Gesù se n'è andato, il corpo di Cristo, da chi è stato sostituito? Dalla Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo, per cui fino a che c'era Gesù sulla terra c'era il corpo fisico di Gesù. Quando Gesù è stato portato in cielo, è rimasto il suo corpo, il corpo di Cristo, come Chiesa. E che cosa faceva la prima Chiesa? Faceva questo, Atti 22:46. E ogni giorno andavano assieme con corpi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Questo è quello che faceva. Questo è quello che faceva il corpo di Cristo all'inizio. Cosa faceva? Andava assidui e concordi, cioè significa concordis, con lo stesso cuore, con lo stesso sentimento. Non ci andavano sbagliati al tempio, che era la Chiesa, era quello che noi vivevamo per la Chiesa, non ci andavano. Andavano concordis con lo stesso cuore, con lo stesso impeto, con la stessa voglia. Sai cosa accade quando viene a un culto? Quando hai un piccolo gruppo? Quando viene un incontro di preghiera? Quando rimani per un agape? Oppure quando partecipi a qualsiasi attività che sta facendo la chiesa locale? Davide ha scritto un intero salmo per descrivere tutto quello che accade quando tu fai queste cose. È il salmo 133, scusate. Salmo 133. Brevissimo. Cosa accade quando i fratelli e le sorelle si incontrano? Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli siano insieme. È come olio profumato che spazza sul capo, scende sulla barba di Aaron, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Ermon, che scende sul monte di Sion. Là, infatti, il Signore ha ordinato che sia la benedizione e la vita eterna. Questo è quello che accade. Questo è quello che accade. Sapete, come padre, quando i miei figli erano piccoli, una delle cose più belle che mi ricordo è quando vedevo che i miei due figli stavano giocando insieme e ridevano, si divertivano. Chi ha bambini, più di un bambino, sa la gioia che proviamo, vero? Gli dice guarda quanto sono belli, sono i miei figli, ma guarda.
si amano tra di loro, giocano, ridono, scherzano. Che bello, che bello. Questo sentimento che noi proviamo, questo sentimento che proviamo, lo proviamo perché? Chi ce l'ha dato questo sentimento? Ce l'ha dato il Padre, il nostro vero Padre, perché è lo stesso sentimento che lui nutre quando noi stiamo insieme, quando noi ci frequentiamo, quando veniamo assidui e concordi al Tempio, quando veniamo alle attività della nostra Chiesa. Lui dice: guarda, guarda questi miei figli, guarda, si amano, si amano come io li amati. Dove c'è comunione fraterna c'è gioia. Se non c'è comunione fraterna non c'è gioia. Dove c'è gioia c'è benedizione del Signore. E se manca la gioia, Dio non può benedire. Vorrebbe benedire, ma non può benedire. In conclusione, e siamo alla metà della predicazione. Siamo partiti dall'acqua che bolle e dalla terra di nato. Con soddisfazione di chi mi aveva sfidato sul fare la predicazione. Come è la tua vita dipendente? Bolle? Stai bollendo? Oppure si è fermata? Non bolle più. Ricorda il secondo principio della termodinamica. Ricorda che dice: se smettiamo di immettere energie in un sistema, esso tenderà a tornare allo stato di minor contenuto di energia. Se tu smetti di mettere energia nella tua vita di credente, tu ritornerai allo stato che eri prima di essere credente. Se smetti di mettere energia sotto forma di preghiera, sotto forma di lettura della Bibbia, sotto forma di partecipazione alla vita sociale della tua vita, della tua chiesa locale, la tua vita tornerà allo stato spirituale che era prima di conoscere Gesù. Ma sai una cosa? Non è vero che tornerà alla stessa maniera, perché per il sistema pentola, il fatto che non c'è più energia, conta fino a un certo punto. Perché? Perché l'acqua, che prima era bollente, dall'essere bollente diventa calda, poi diventerà tiepida e ci vorrà un po' di tempo per diventare fresca. Bollente, calda, tiepida, fresca. Non succede niente, l'acqua è sempre acqua. Per il sistema tempio di Dio, quale sei tu? Il problema c'è. Tu sei nato in Cristo. E lui, Cristo, non accetta che tu torni ad essere tiepido. Non ci credo. Dalla prossima. Questo è Gesù che parla. Alla chiesa di Laodicea. C'è una bellissima storia rispetto a perché all'Laodicea veniva fatto questo, perché all'Laodicea era un posto in mezzo al deserto della Turchia, al centro dell'Anatolia, dove non c'erano fonti. L'acqua l'avevano dovuto prendere da un pozzo molto distante ed era acqua termale e arrivava tramite dei tubi. Quest'acqua arrivava caldiccia e puzzolente. Chiaramente non era la cosa che piaceva di più, perché bere quando una sete, un bicchiere d'acqua calda va bene, prendi il tè, si deve prendere il tè nel deserto, fresca va bene, ma se è tiepida hai difficoltà a mandarla. Gesù dice questo a questa chiesa. Per la chiesa che è nella città di Laodicea, scrivi questo: così dice il Signore, l'Amen, il vero e fedele Signore, il capo delle creature di Dio: io so tutto di voi, so che non siete né freddi né ardenti.
magari foste freddi o ardenti, invece non siete né freddi né ardenti e mi disgustate fino alla nausea. L'effetto dell'acqua tiepida e sporca e puzzolente. Gesù ti ha accettato quando eri freddo. Ti ha chiamato quando eri freddo e tu l'hai accettato quando eri freddo. E ti ha dato l'energia per far bollire la tua vita di Gesù. E vuole che, che tu sia ancora bollente di amore. Che tu continui a immettere energia nella tua vita di credente. E avere quel fuoco permanente, come era quello del Tempio, che scaldi e che metta in ebollizione la tua vita di credente. Un fuoco che sia sempre acceso. Ma non può accettare che tu sia tiepido. Non può accettare che tu sia tiepida. Quello no. Perché se tu sei tiepido, tu lo disgusti fino alla nausea. E l'ultima cosa che io voglio, l'ultima, è disgustare il mio Signore. Io non voglio disgustare il mio Signore. Attenzione, è disgustato e lo fa non perché ci odia, ma perché ci ama, mi dà prossimo. Lo stesso capitolo di Apocalisse. Più avanti, nel 7:19 del capitolo 3. Io tratto severamente quelli che amo. Io tratto severamente quelli che amo. Cambiate vita dunque e impegnatevi con tutte le forze. Ecco l'energia, ecco il secondo principio della termodinamica, ecco il fuoco che deve rimanere acceso. Impegnati con tutte le forze, accendi di nuovo il fuoco sotto la pentola della tua vita, accendi di nuovo il fuoco eterno nel tuo tempio. È questo che Gesù si aspetta da te, è questo quello che desidera più di ogni altra cosa. Mi dai l'ultima slide? Apocalisse, versetto 20 del capitolo 3. Ascoltate, io sto alla porta e se uno mi sente e mi apre, io entrerò e cederemo insieme. Io con lui e lui con me. Fermiamoci a pregare. Grazie Padre che tu ci cerchi, che tu ci hai cercato, che tu ci hai dato la potenza di far bollire la nostra vita, che tu hai dato la potenza di far bollire la mia vita per te. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualche cosa, prega assieme a me queste cose nella tua vita. Signore, io non voglio essere tiepido, io non voglio essere tiepida. Io voglio continuare a bollire di amore per te. Voglio che tu scaldi costantemente, che ci sia un fuoco eterno nella mia vita che fa bollire e mi fa bollire d'amore per te. Signore, io voglio immettere energia ogni giorno e ti prometto che pregherò costantemente, ogni giorno della mia vita. Perché le mie preghiere siano come incenso che arrivino a te. E voglio mettere energia leggendo la tua parola anche per 10 minuti al giorno, ma immettendo l'energia che sta nella tua parola, la tua parola che mi dà insegnamento, mi dà pazienza, mi dà conforto e mi dà speranza. E io voglio immettere questa energia. E infine io voglio fare parte di un corpo. Voglio frequentare la mia chiesa locale, voglio essere presente, voglio confortarmi e confortare. So, Signore, che tu sei alla porta e bussi e io voglio cenare con te. Ti lo prego in nome di Gesù. Amen.